Hey guys! Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qua Ludovico di Rhino Coaching. Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Condivido sempre video sull'alimentazione e l'allenamento, quindi se vi va, seguitemi qua sotto. Ok ragazzi, sono Ludovico... No, Wow ragazzi, sono Ludovico. Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di come impostare una giornata alimentare. Quindi vedremo proprio passo passo come muoverci per impostare la nostra giornata alimentare e quindi in base a quelli che sono i nostri macros cercheremo di parlare di nutrient timing, quindi come impostare diversi macros nell'arco della giornata. Mi sto ripetendo. Allora, partiamo come al solito con quelli che sono i miei macros, che sono diversi dall'ultimo video che ho fatto perché ho alzato un po' l'asticella. Tra parentesi, colgo l'occasione, sto adesso a 450 grammi di carboidrati, 200 di pro e 60 di grassi, quindi ho alzato di 50 grammi i carboidrati. Perché? Perché stavo su una CG ratio tendenzialmente bassa, quindi 6,6 mi sembra di CG ratio, quindi l'ho detto di nuovo, rapporto carboidrati-grassi, e dal momento che questa CG ratio dovrebbe stare tra i 5-10, volendo alzare l'input calorico ho deciso di alzarlo sui carboidrati per spostarmi un po' più verso i 10, perché stavo andando pericolosamente verso il 5, quindi uno spunto veloce così da condividere. Quindi partiamo con quelli che sono i miei macros: 4,50 di carbo, 200 di proteine e 60 di grassi. Allora, prima cosa, parlerò in questo video dei giorni on, quindi giorni di allenamento. Se vi interessa un video dedicato ai giorni off, magari vado a farlo. Comunque è abbastanza semplice perché si tratta semplicemente di dividere in maniera equa tutti i macros nell'arco della giornata, quindi abbastanza intuitivo. Oggi invece parliamo dei giorni on, quindi ipotizzo di avere un allenamento a cui far riferimento. Allora, il primo passo è quello di decidere il numero di pasti che voglio andare a fare. Ora, è un discorso abbastanza soggettivo quello del numero dei pasti. Io non sono per il cercare di fare più pasti possibili, ma di basarci su quella che è la nostra giornata, quotidianità, i nostre capacità da un punto di vista di motilità gastrica, assorbimento intestinale. Quindi nel mio caso tendenzialmente vado a digerire abbastanza lentamente, quindi troppi pasti, soprattutto a ridosso dell'allenamento, tendono a darmi un po' fastidio. Quindi generalmente il mio consiglio è quello di fare tra i 3 fino a 6 pasti giornalieri, però se volete stare un po' più alti, un po' più bassi, per questioni poi soggettive e pratiche, va assolutamente bene. Ora, nel mio caso specifico, io faccio 4 pasti, ossia ho un pre-workout, un post-workout, allenandomi la mattina molto presto, e il post-workout è sostanzialmente la colazione, poi ho il pranzo e infine la cena. Difficilmente vado ad inserire uno spuntino pomeridiano, anche perché il pomeriggio sto a fare i PT, i check in palestra, quindi con i nostri atleti, e non ho veramente il tempo per mettermi a mangiare. Poi tardo pomeriggio mi alleno, ho la seconda sessione, quindi mi rimarrebbe tutto nello stomaco. Preferisco evitare uno spuntino. Quindi questo è un po' un esempio pratico sul come gestire il numero di pasti all'interno di una giornata. Altro punto è capire quando vi allenate all'interno della giornata. Ora, come esempio, io farò un mio esempio di una giornata in cui mi alleno una sola volta, quindi normalmente è la mattina appena sveglio, faccio un pre-workout liquido, però se potete, se non avete giornate che sono imprevedibili, prima cosa individuate nell'arco della giornata quando vi allenate. Ok? Detto questo, passiamo a vedere come dividere i 3 diversi macronutrienti. Iniziamo dai carboidrati. Ora, il mio consiglio è quello di andare a circoscrivere tra il 50 fino anche al 70% della quota glucidica giornaliera a ridosso dell'allenamento, ossia tra il pre, l'intra e il post workout. Pre-workout, che può essere anche un pasto fatto 2 ore prima dell'allenamento, quindi non necessariamente il pre-workout liquido, però comunque cercate di inserire tra il 50 fino al 70% della quota glucidica giornaliera in questa finestra. Perché? Banalmente perché è la finestra in cui i carboidrati, uno, sono più necessari per supportare una performance di tipo anaerobico, quindi questo ovviamente va a comportare benefici da un punto di vista prestativo, e secondo perché il corpo fa fronte a determinate necessità a 360 gradi, il che vuol dire che banalmente i carboidrati verranno gestiti meglio dal nostro corpo. Dopo l'attività fisica, soprattutto se molto intensa, c'è una maggiore recettività a livello di GLUT4, quindi più verosimilmente questi carboidrati verranno direzionati nelle miocita, nelle cellule muscolari, andando a creare innanzitutto tutti quei processi di recupero, ma poi una sovracompensazione a livello di glicogeno. Ora, nel mio caso, abbiamo detto 450 grammi di carboidrati diviso 2 fa 225, quindi io so che 225 grammi devo andare a tenerli tra il pre e l'intra e il post workout. Allora, innanzitutto parto con l'intra workout. Intra workout suggerisco di utilizzare dei carboidrati liquidi e vanno a dare veramente un reale beneficio, quindi maltodestrine, ciclodestrine, Vitargo,
consiglio veramente veramente di provarli nell'intra workout, perché vi ritroverete molto più performanti, ritroverete un ottimo pump, ma di questo magari parlerò in un altro video, quindi fatemi sapere se può interessarvi un video sull'intra workout. Durante l'allenamento vi consiglio da un 30 grammi fino anche a un 70 grammi se state a carboidrati molto molto alti, quindi ciclodestrine e maltodestrine. Nel mio caso attualmente sto a 40 grammi, quindi tolti 40 grammi di carboidrati nell'intra workout, da questi 225 me ne rimangono 185 da dividere tra il pre-workout e il post-workout. Ora, normalmente vi consiglio di dividere in maniera equa, quindi 50 e 50. L'unica eccezione è nel caso in cui magari vi volete allenare a digiuno o comunque non riuscite a mangiare troppo prima dell'allenamento. In questo caso semplicemente spostate parte o tutti i carboidrati del pre-workout nel post-workout. Ora, quindi nel mio caso 185 diviso 2 fanno 82,5, quindi arrotondiamo a 100 e facciamo che vada ad assumere 100 carboidrati nel pre-workout e 100 carboidrati nel post workout. Ok, detto questo, abbiamo poi altri 225 grammi di carboidrati, che è l'altro 50%, da tenere negli altri pasti, quindi tolto il pre-intra e post workout, gli altri 50% è da dividere negli altri pasti. E il mio consiglio è banalmente quello di dividerlo in maniera equa, quindi senza stare troppo ad impazzire. Io ho il pranzo e la cena a cui far fronte, quindi vado a dividere questi 225 con 112,5 a pranzo, 112,5 a cena, quindi in poche parole un centinaio a pranzo, un centinaio a cena. Via, arrotondiamo oggi che sono in vena. Ok, detto questo, andiamo a vedere i grassi. Allora, per quanto riguarda i grassi, il mio consiglio è quello di cercare di tenere massimo 5-10 grammi di grassi tra il pre e il post workout, e la quota che vi avanza andare a dividerla equamente negli altri pasti. Questo perché? Ma banalmente per una questione da un punto di vista calorico. Ecco, a me personalmente, ne parlavo l'altro giorno con Giorgia, a noi non piace andare a caricare troppo a livello calorico singoli pasti. Quindi se state mangiando 200 grammi di carboidrati, 100 grammi di carboidrati in un singolo pasto, avete già un bel input calorico. Se andate a darci tanti altri grassi, allora la quota calorica tende a essere molto molto alta. Quindi compensiamo questa preferenza dei carboidrati nel pre, intra e post workout andando invece a inserire grassi lontano da questa finestra. E ovviamente il discorso è sempre che i grassi hanno meno senso in un momento in cui stiamo facendo un'attività fisica anaerobica, mentre hanno più senso quando siamo tendenzialmente a riposo. E nel mio caso effettivamente non c'è grande problema da questo punto di vista, perché mangiando cereali con latte e proteine a colazione non ho bisogno di mettere dei grassi, mentre se il vostro post workout è fatto con riso, quindi un pasto salato, allora magari 5-10 grammi di olio andate pure a metterli, giusto per non mangiare un tocco di riso solidificato, insomma, che non è esattamente gradevole. Quindi un minimo di grassi metteteli anche nel pre-intra e post workout. Nel mio caso quindi 60 grammi di grassi, considerando quelli indiretti che tra pre-intra e post workout saranno un 10 grammi, allora gli altri 50, 25 ne vado a prendere a pranzo e 25 li vado a prendere a cena, distribuiti equamente. Passiamo infine alle proteine. Ora, per quanto riguarda le proteine, il mio punto di vista è quello di dividerle in maniera equa nell'arco della giornata, quindi stare più o meno sullo stesso input proteico nei vari pasti. Nel mio caso quindi 200 grammi di proteine in 4 diversi pasti sono 50 grammi di proteine ogni volta, quindi 50 grammi nel pre-workout, 50 nel post, 50 a pranzo e 50 a cena. Quindi niente ragazzi, questo è tutto, abbastanza semplice come video, come concetti. Ora giusto due appunti finali. Il primo appunto: basatevi sempre su quelle che sono le vostre necessità da un punto di vista di gusto, quindi a livello proprio di quello che vi piace mangiare. Di nuovo l'esempio del riso, andate a metterci un po' di olio anche se è il post workout. E da un punto di vista organizzativo, qua magari parlando di pasti, non siete costretti a fare 6, 7, 8 pasti, ma basatevi come più vi è comodo da un punto di vista organizzativo. Quindi generalmente dovete in primis lavorare su quella che è la vostra compliance sulla alimentazione, ma soprattutto lavorare secondo quelli che sono i vostri ritmi e quello che vi stressa meno, perché magari vado a guadagnare un 1% di efficacia con una finezza in più, ma perdo il 20% perché per fare questa singola finezza sono iper stressato, perché devo preparare magari 70 pasti per mangiare 30 grammi di proteine ad ogni pasto, no? Famosissima questa. Quindi prima di tutto deve essere un qualcosa di sostenibile, di semplice, e poi nei limiti di questa sostenibilità andate a inserire i diversi paletti. Secondo concetto: prendete questi numeri ovviamente sempre con le pinze, nel senso che ok, 50-70%, però potete sempre derogare un minimo. Di nuovo, questi video sono un po' degli spunti, non stiamo facendo un esame di analisi, non stiamo diventando ingegneri o matematici, ma stiamo facendo fitness, bodybuilding, quindi
i calcoli vanno bene, ma devono essere un aiuto, non il focus centrale di tutto quello che facciamo. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per questo video, spero vi sia piaciuto perché è un video un po' fuori dal coro rispetto a quelli che solitamente facciamo, e niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivete voi qua sotto nei commenti come gestite la vostra giornata, così vediamo di fare un po', prendere diversi spunti, avere un bel confronto da questo punto di vista, e con questo vi rimando come al solito al prossimo video.